Nel Vangelo di oggi, preso da Luca, capitolo undicesimo, dal versetto 27 e seguenti, leggiamo: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Dalla folla una donna esplode in un canto di gioia e di stupore dicendo: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». È una voce sincera che viene dal profondo del cuore, tuttavia nasconde un terribile pericolo. Il rischio è quello di confinare la novità di Gesù dentro un'appartenenza familiare. È vero, il grembo di Maria è stato beato, ma non solo per aver portato dentro Gesù, ma anzitutto per aver detto sì a Dio. Il suo seno è stato beato perché il latte dato a quel bambino proveniva direttamente dal cuore. La vera beatitudine non è una questione di sangue, ma di cuore. Insieme con l'ascolto è necessario fare spazio in noi per accogliere la parola, farla crescere fino a che si trasformi in azione, renderla produttiva, conservarla nella vita. La felicità non riguarda un contatto fisico, un'appartenenza familiare, ma una disposizione di fede attenta alla parola di Dio. Ognuno di noi ha la possibilità di diventare grembo disponibile affinché la parola si incarni e si realizzi, e quando ci chiede Gesù per essere felici, beati. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.